Oggi testeremo la resistenza al freddo di due interessanti reflex a pellicola. Una è la Nikon F4, professionale, elettronica ed autofocus. L'altra, sempre una Nikon, la FM10, ma completamente diversa. Infatti è economica e il suo otturatore è a controllo completamente meccanico. Gli approfondimenti di queste due fotocamere potete trovarli sul nostro sito photoring.eu. La F4 e la FM10 resteranno quindi nel freezer a meno 20 gradi centigradi per tutto il giorno e tutta la notte. Poi domani verificheremo il loro funzionamento. Come potete vedere, le due fotocamere ora funzionano senza problemi. Domani vedremo se sarà ancora così. Ieri abbiamo messo in freezer due reflex Nikon e oggi andiamo a verificare se sono ancora in grado di funzionare dopo 24 ore passate a meno 20 gradi centigradi. Una è la Nikon F4 professionale con un otturatore controllato elettronicamente. L'altra è una FM10 funziona. Il suo otturatore meccanico, nonostante sia una macchina economica, riesce ancora a funzionare. L'otturatore controllato elettronicamente dalla F4 invece non ha più energia per riuscire a lavorare. Dopo 10 minuti che è stata estratta dal freezer, la F4 torna a funzionare anche senza aver sostituito le pile. Non sono ancora efficienti al massimo, le batterie sono ancora fredde. Però è un buon risultato, considerando che è stata per 24 ore a meno 20 gradi centigradi. La piccola Nikon FM10 invece, con il suo otturatore a controllo completamente meccanico, ha continuato a funzionare anche a temperature ben al di sotto dello zero. Quindi, in situazioni di freddo estremo, conviene sempre avere come macchina di scorta una fotocamera ad otturatore meccanico. Oppure per le moderne digitali o le reflex a pellicola elettroniche come la Nikon F4, conviene sempre avere con sé nella tasca della giacca da tenere al caldo un set di batterie di riserva.